importante, altra prova di maturità della squadra. Venivate da due partite nel giro di pochi giorni, avete affrontato la terza e avete di nuovo dimostrato la vostra forza. Sì, noi dobbiamo continuare su questo passo. Stiamo maturando, stiamo crescendo tutti quanti, giovani e vecchi, e dobbiamo continuare su questa strada perché non possiamo permetterci carichi di tensione. Siamo una squadra così che dobbiamo continuare ad attaccare e non dobbiamo pensare a troppe cose. Dobbiamo continuare a giocare così e prima o poi ecco, i risultati continueranno ad arrivare. Oggi avete mantenuto sempre la vostra forza anche nei momenti di difficoltà, perché ci sono stati 10 minuti del primo tempo in cui l'Arzignano sembrava prendersi spavento, invece avete reagito bene e siete riusciti subito a rimettere in marcia la partita. Quindi è una prova di maturità anche da quel punto di vista lì, sapete gestire momenti difficili. Sì, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto quel momento di difficoltà nel primo tempo, dove sono stati molto bravi anche loro, sono venuti a prenderci alti, abbiamo avuto solo quel momento, poi abbiamo gestito bene, soprattutto il secondo tempo, che nelle ultime partite non eravamo tanto bravi a gestirlo, e abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti da grande squadra, perché abbiamo gestito la palla, abbiamo comunque attaccato e abbiamo creato delle belle occasioni. Andate sempre, anche i difensori vanno sempre ad attaccare sui calci piazzati da fermo, i calci d'angolo. È il tuo secondo gol che trovi in poche partite, quindi anche questa è una cosa che provate spesso in allenamento. Segnare è sempre bello, per noi difensori è il top, e ci dà fiducia, ci fa giocare bene, però comunque ci deve essere bravura, dobbiamo trovarci nel momento giusto, nel posto giusto e comunque l'allenamento ci aiuta tanto.